quest'anno un po' le tappe che loro percorrono sui beni confiscati sono state tappe segnate tutte da intimidazioni, da incendi. Purtroppo anche qui da noi il lavoro svolto, l'attività svolta su questi campi ci ha penalizzati perché abbiamo avuto diversi segnali negativi e il fuoco dell'altro giorno. Non ci fermeremo qui, il nostro percorso continua, l'attività il 17 si riunisce la commissione per costituire la cooperativa sociale. Quattro beni confiscati stanno per essere riconvertiti a quattro beni importanti da restituire alla comunità: una casa della musica, un orto botanico, una scuola materna e una casa per disabili al mare. Altri progetti stiamo per far finanziare, per cui l'attività continua, non ci fermeremo davanti al fuoco, continuiamo ad andare avanti. Quello che succede adesso? Vabbè, diciamo che Cirò è una cittadina tranquilla, quindi diciamo città dove si conoscono tutti, bene o male, quindi c'è un rispetto reciproco tra noi compaesani. Guarda, io sono qui a Cirò da pochi anni, dico la verità, non, questo tipo di forme ad oggi non ne ho mai viste. È possibile che magari fino a 20-15 anni fa potevano esistere queste forme di mafia, quindi la gente era intimorita da questo, però diciamo, è riuscita con la cultura, insomma, a combatterle, bene o male, queste forme di mafia. Quando sono sceso in Calabria 11 anni fa, ancora qui non c'era un'attività fatta da un movimento come quello di Libera. E comunque per il lavoro che faccio io, occupandomi di educazione ambientale, mi sono reso conto che nelle battaglie che si fanno, io collaboro con il WWF da tantissimi anni, in questo territorio ogni volta che si andava ad affrontare un problema ambientale, tutto era sempre riconducibile ad un sistema di gestione del territorio di tipo mafioso, ed è un sistema che purtroppo mi sono accorto che è quello che blocca lo sviluppo della Calabria e non ha solo riscontri in campo ambientale. E quindi sin dall'inizio ho sempre cercato qualcosa o qualcuno che si occupasse di queste problematiche. E 4 anni fa è arrivata Libera sul nostro territorio. È arrivata Libera perché c'era la necessità di intraprendere un percorso con la collaborazione delle istituzioni nei confronti dei beni confiscati. Assolutamente no, a Cirò sta benissimo. Allora, che vi parlo è un operatore economico, diciamo da 50 anni circa, dal 64, quindi non, io non ho mai. Dal 64. Dal 24 ottobre 64 ho un'azienda impropria, faccio lavori in roba tutto, in tutta Italia, quindi non ho mai. Quindi la mafia non esiste a Cirò. Non ho mai trovato un contesto del genere. Magari ci sono dei beni confiscati a dei boss. Ma perché evidentemente ci sarà stato un intoppo, il cosiddetto incidente del percorso che può capitare a Cirò o in altro posto del mondo può A capitare. Milano, O dove, a chiunque può capitare. ovunque. Cioè, il fatto che io svolgo già un'attività quotidianamente da 48 anni, 49 anni. Senza mai aver avuto un problema. Mai, 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 è già, quindi lei non lo so se a questo punto lei lo definisce un paese a rischio mafioso, non credo. Proprio non lo vedo. Ascolti, lo conosce Ettore Scola, il regista? Il regista sì, di Allora, nome. Visto che lei è ripetitivo con questo termine, la mafia, no? Se parliamo di mafia, la carovana si basa su questo termine. Affrontiamolo a monte il discorso. Prima parliamo della Chiesa.
poi parliamo dei politici, nel senso che il mafioso spicciolo, che sia del posto, Ciro, che sia di un altro comune, il cosiddetto mafioso locale, diciamo, non desta pericolo più di tanto. Quelle che restano pericolo più sono i colletti bianchi, e lei lo sa. Quindi il mafioso non va cercato nella gente che lavora, o non il cosiddetto mafiosetto così che si atteggia con la macchina, va cercato ai vertici, però, dove fanno i spostamenti miliardari. Se però non va definito mafioso. Non va definito mafioso. Uno che fa una sfrecciata con una macchina, con una motocicletta, no? Non è che può essere definito mafioso. È una ragazzata. Le cosiddette bravate di ragazze giovani, ma non è un mafioso. Lei sa che la mafia è tutt'altra cosa. No? Prescindere dal modo con cui si fa, parlare di mafia è importante, parlarne in qualsiasi modo, a volte anche senza dire cose profonde, ma comunque parlarne, perché il silenzio, lo sappiamo benissimo, è l'arma più importante per le mafie. Il fatto di farlo unendo l'Italia è un simbolo fondamentale, soprattutto per i territori del sud. Qui siamo in un territorio molto chiuso, con una visione molto ristretta sulle piccole cose, e la popolazione non ha una visione più ampia, non c'è la percezione di vivere in una nazione, si pensa sempre solo al proprio orticello, e questo lo si riscontra in tutte le cose. Un po', ma non c'è niente, ma ti posso intervistare? E chi no, intervistare no.